Ancora ferma a 0 punti la CF Pistoiese 2016, le arancioni hanno perso anche la sfida interna con il Genova nella sesta giornata di Serie C. Sembra non aver fatto ancora effetto il cambio di allenatore, la squadra del nuovo mister Roberto Mirri fatica a fare risultati da inizio stagione. Nella partita giocata al centro sportivo di Bonelle, la Pistoiese ha rimediato un rotondo 3-0 dalle Liguri. Nonostante alcune buone azioni di gioco, restano ancora troppi gli errori commessi. Meglio il secondo tempo, dove la Pistoiese ha provato ad alzare il ritmo. Non si è mai arresa, ma ancora un blocco mentale fa da padrone e non consente alle ragazze di esprimersi al meglio. Bisogna commentare una partita che purtroppo non è finita come auspicavamo. E 3-0, risultato netto. Abbiamo commesso diversi errori sui gol, cose che purtroppo capitano, come sono capitate domenica scorsa, sulle quali è difficile intervenire, però la volontà di migliorare sempre c'è. Le ragazze hanno fatto la loro partita, abbiamo sofferto la disposizione del Genoa nel primo tempo, le ragazze sono state in partita anche sul 2-0, hanno continuato a provare per rimettere la partita in piedi e questo è lo spirito giusto. Rimaniamo fiduciosi, rimaniamo, perché comunque ci sono ancora tante partite avanti, è logico che qualcosa in più dovremo produrre, ma io credo che sia più un aspetto mentale. Le arancioni condividono l'ultima posizione con il Caprera e il prossimo turno non sarà dei più facili, perché il calendario prevede la trasferta in casa del Pinerolo, capolista a 16 punti insieme all'Arezzo.